Buongiorno amici dello Zoccolo Duro, buongiorno, buongiorno, buongiorno! No, io non ci sto, amore, no. Sono già arrabbiato oggi, Sono già arrabbiato. E voi mi dite, ma come sei arrabbiato? Il Milan è primo, pronto? Serie A, siamo primi? Siamo ancora primi. E questo lo mettiamo in saccoccia. Però inizio a essere stanco, perché io, lo sapete che ho fatto il pompiere. Fino ad oggi ho fatto il pompiere. Il pompiere paura non ne ha. Cioè, dicevo sempre, ragazzi, stiamo tranquilli, la società sta facendo bene e siamo primi e stiamo giocando bene, non ha sbagliato un colpo, e trick e tetrack e fric e ballacche, no? Però adesso basta. Maldini! Maldini! Il mercato è aperto dal 4, sono passati 4 giorni e ancora non è arrivato nessuno. Ieri si è fatto male pure Çalhanoğlu. Cioè, ti rendi conto che servono adesso i giocatori o cosa devi fare? Ma lo vuoi capire o non lo vuoi capire? Con la Juve abbiamo perso punti perché non hai fatto gli acquisti. Magari perdi lo stesso con la Juve e ci sta. E ci sta. Però magari giochiamo con un centrocampo a posto e magari giochiamo col terzino titolare e magari abbiamo anche una punta da mettere nel secondo tempo come ricambio, se serve, no? Cosa dici, Paolo? Cosa dici? Dobbiamo continuare a perdere punti? Siamo primi, ci stiamo giocando il campionato. Ma cosa stai aspettando? Ma cosa stai aspettando? Per risparmiare 2 milioni, 1 milione e 500 mila euro? Che tu dirai? A me mi basterebbero per avere tutta la vita, va bene. Ma a livello di calcio e di budget calcistico è niente. È niente in compenso di vincere lo scudetto. Adesso hai perso punti con la Juve, te la perdono. Perché magari potevi perdere lo stesso, ma potrebbe essere fondamentale. Potrebbe essere fondamentale. Perché se arrivi a pari punti, quello scontro diretto è fondamentale. Poteva essere fondamentale anche il rigore di Diaz al 94esimo, che non ci hanno dato. Lascia stare l'espulsione, il gol di Rabiot, il fallo di Rabiot. Quel rigore lì, il 3-2 potrebbe essere fondamentale. Perché magari vai a Torino e vinci 2-0, che ne sai? Adesso se vai a Torino e vinci 2-0, curucù, non conta niente perché hai preso i 3 in casa. Lo sai? Che non puoi arrivare a pari punti con la Juventus? Poi, non è detto che vai a... Però, adesso già hai perso dei punti importanti. Col Torino non c'è nemmeno Çalhanoğlu. Questa è la notizia, tra l'altro, che noi abbiamo dato in anticipo nella chat degli abbonati VIP, quando ancora nessuno l'aveva detto. Vi invito infatti ad abbonarvi se volete avere le notizie in anticipo. E vi invito, perché poi mi dimentico. Cosa c'è qua? Il sito di musica del mio amico Pierfrancesco. Tutto quello che vi serve, chitarre, audio, strumenti, bam 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 bam. www.epicamusic.net. Andate, poi ho un fratello rosso nero, quindi... ci scambiate, lo conoscete, ci scambiate anche due chiacchiere. Detto questo, che poi mi perdo nei discorsi e nei meandri. Chi era tra i abbonati lo sa. E vi darò un'altra notizia, che ancora sento che nessuno l'ha detto. Non è una cosa così lieve. Io ieri ho fatto la storia subito. Ragazzi, brutte notizie, Çalhanoğlu. Quando ancora non era uscita la notizia, andatela a vedere, c'è ancora la mia storia. C'è la caviglia gonfia. Con le stampelle. Si spera che non ci siano microfratture, perché dovrebbe avere già problemi. Cos'è che vuole questo? Che cazzo fa il vigile? Cosa vuole? Sono qua, non do fastidio a nessuno. Boh, vabbè. Gente che parla senza motivo. Senza motivo. Comunque, oggi dovrebbe fare altri esami. Speriamo che non sia. Ma sicuro non gioca col Torino, il 90% salta anche la Coppa Italia, gliel'avrebbe fatta saltare comunque. Ma non è detto che torna col Cagliari, ragazzi. Potrebbe essere una roba lunga. Potrebbe essere una roba lunga, speriamo di no. Per quanto riguarda invece i ritorni degli infortunati, in teoria per il Torino potrebbero trovare la panchina Ibra e qualcun altro. Alcuni dicono di sì, alcuni dicono di no. Ho visto anche il video di Carlo Pellegatti stamattina, lui dice sicuramente no. Io non sono così convinto che sia un sicuramente no,
anche dalle parole di Pioli, anche dalle parole di Pioli. Non che gioca, però almeno la panchina, non lo so se si è allenato ancora a parte. Quindi diciamo che no, diciamo di no, diciamo che al massimo andranno in panchina in Coppa Italia e ce l'avremo poi per il Cagliari, speriamo. Lui e Sam McCann. Benasser dovrebbe invece arrivare proprio anche lui col Cagliari, ma ci sono meno possibilità. Cosa stiamo aspettando? Società! Cosa stiamo aspettando? Coné è sfumato. Ho sentito parlare ancora di Coné stamattina. No, Coné è sfumato, l'ha preso Borussia Mönchengladbach, ma non ce ne frega niente, nel senso, il Milan ha offerto 5, quelli volevano 10. È arrivato il Borussia Mönchengladbach, che comunque è una società amica, perché sapete bene. Sapete anche il perché. Ha offerto 9, l'ha preso. Qual è il problema? Qual è il problema? Tra l'altro, anche lì, per tutti quelli, no? Perché se fai la Champions, hai visto questo Coné? Borussia Mönchengladbach fa la Champions, ha anche passato il girone, ma lui preferiva venire al Milan. Perché? Perché secondo voi un giocatore oggi preferisce venire al Milan piuttosto che andare al Borussia Mönchengladbach? Perché il progetto del Milan è un altro progetto rispetto al Borussia, quindi non c'entra se fai o non fai la Champions, puttana la galera, c'entra il progetto che hai e cosa gli proponi. Poi quelli hanno offerto 9 milioni, quindi Tolosa ti ha detto curgù, tu vai dove ti diciamo noi, è muto, e quindi lui è muto, è dovuto andare di là, perché non è che quelli hanno offerto il doppio, non è che hanno offerto un milione in più, hanno offerto il doppio, è giusto che vada di là e troveremo un altro. La notizia positiva è che perlomeno lo stiamo cercando un centrocampista, ma quando lo vuoi cercare, che siamo all'8 di gennaio e il mercato è aperto dal 4, noi siamo in emergenza da ottobre, siamo in emergenza, quando lo vuoi cercare? A fine mercato non serve più. Non serve più a fine mercato. Come te lo devo spiegare che non serve più a fine mercato? Serve adesso. Serve adesso. Il difensore centrale, quando lo vuoi cercare? Che Kier sta giocando semi-infortunato. Poi mi vengono a dire, giustamente, i fratelli rossoneri mi scrivono: però sti preparatori atletici, abbiamo sempre gli infortuni, e di qua sono troppi infortuni. Ma si giocano sempre gli stessi. Giocano sempre gli stessi. Ma anche l'Atalanta giocano sempre gli stessi. No, no, no. L'Atalanta li fa girare tutti. Gasperini quasi non mette mai lo stesso giocatore due volte di fila. E se lo mette due volte, la terza cambia. Da noi, se stanno bene, giocano sempre gli stessi. Teo, Romagnoli, Kier, Calabria, Benasser, Kessi, Çalhanoğlu, Rebic. A destra, Selmecher, se ce la fa, e Ibra. Quelli giocano. Poi ti può far girare uno o due giocatori ogni tanto, quando può. Ma se no giocano sempre gli stessi da un anno. È un anno che gioca sempre gli stessi. È normale che si fanno male. Ma se si fa di nuovo male Kier, chi è la colpa? Dei preparatori o della società che non ha comprato un difensore? Speriamo di no. Romagnoli che sta giocando da un mese di fila, sempre lui, sempre lui, sempre lui. Poi lo criticano giustamente perché fa le cagate. Perché fa le cagate. Perché quello anche fa le cagate. E poi lo critica. Ma anche lui forse dovrà riposare ogni tanto. O no? O no? Poi, tu mi dirai, vabbè, perlomeno, non abbiamo fatto ancora il mercato, non abbiamo ancora comprato. Fai in tempo ancora oggi a comprare. Detto questo, abbiamo fatto i rinnovi. Manco quello! Manco i rinnovi abbiamo fatto! Ma che cosa stiamo aspettando per il rinnovo? Cioè, ma qua veramente adesso, io rido e scherzo, ma siamo all'8 di gennaio, che poi non rido e scherzo proprio niente più perché mi sono stufato. Siamo all'8 di gennaio, ma dove sono sti rinnovi? Ma cosa stai facendo? Perché qua, perché stiamo vincendo, e quindi giustamente, quando uno vince, chi vince ha sempre ragione, come ho sempre detto. Ma qua ragazzi, stiamo resentando il ridicolo. Siamo all'8 di gennaio, tra, mi pare di aver capito, 10 giorni, 9 giorni, possono firmare tranquillamente per un'altra squadra. E tu non hai ancora fatto i rinnovi. Ma che cosa stai aspettando? Oggi arriva il messaggio, settimana prossima arriva ancora lì Stipe Katruv, come si chiama lì, l'agente di Çalhanoğlu, Stipe Katruv, per parlare del rinnovo. Ma cosa cavolo stai aspettando? Settimana prossima. E Donnarumma? Cioè io so che lui vuole rimanere a tutti i costi, però cosa stai aspettando? Cioè, se tra 10 giorni che uno può firmare dove gli pare, tu perdi tre partite di fila,
diventi quinto, perché se perdi tre partite diventi quinto, te lo dico già, ovviamente spero di no. Arriva un Real Madrid, un Paris Saint Germain, l'Inter, e ti butta sul tavolo qui 12 milioni di stipendio. Poi non lo fa perché giustamente non possono, che non ce li hanno manco loro, no? Ma metti che fanno sta follia, che poi all'estero invece possono, no? Arriva e ti butta 12 milioni di stipendio sul piatto. Cosa fai? Quello potrebbe accettare, non è ancora fatto firmare. Sì, le parole, le chiacchiere, cosa fai? Perdi giocatori così? Io, guarda, voglio essere ancora paziente, Paolo, ma inizio a essere stanco, eh? Inizio a essere stanco. Cioè, rinnovi il mercato, ma quando ci muoviamo? Ma quando ci muoviamo? Ma io veramente non ho parole. Boh, scrivetemi voi cosa ne pensate di tutto questo ritardo, questo aspettare. Se secondo voi è normale che uno deve aspettare sa la Madonna quando dobbiamo comprare, quando dobbiamo rinnovare. Ne parliamo comunque stasera in live, presenta Neschio, ma ci sarò anch'io sul canale Tre Uomini e un Pallone. Grandi novità anche in arrivo, quindi iscrivetevi al canale, mettete la campanellina e ci sentiamo stasera. Vediamo se becco Vito, almeno mi faccio due risate. Ciao belli, inizio ad arrabbiarmi pure io.